Il Volley Stellare sta per sbarcare all'Adriatica Arena di Pesaro per la World League 2017. Quattro delle prime otto nazionali al mondo, dal 2 al 4 giugno, si daranno battaglia sulla superficie dell'astronave. In queste tre giornate di volley vedremo i campioni mondiali della Polonia, il Brasile, oro olimpico a Rio de Janeiro, e la nazionale italiana detentrice dell'argento, e la nazionale iraniana tra le prime 10 formazioni al mondo che fanno parte di questo girone stellare con un ascendente molto italiano, se non addirittura marchigiano. Tre mister su quattro sono, se non del tutto italiani, molto legati alla nostra nazione, come Renan Dalzotto, coach del Brasile, ma di origini venete, e Ferdinando De Giorgi, che guida la nazionale polacca, legato alle Marche e a Pesaro, dove ha mietuto i suoi primi successi. Quattro nazioni che sono fra le prime otto delle Olimpiadi. C'è anche la soddisfazione di avere Pesaro vicina, perché Pesaro quest'anno, città europea dello sport, ha voluto questa manifestazione e noi non aspettavamo nient'altro che esaudire questo desiderio, perché Pesaro è una città che ha un grosso tessuto sportivo, un grosso tessuto sociale. Una formula, quella della World League, che consente alle squadre di testare la propria preparazione e il livello in cui ci si trova, confrontandosi subito tra i giganti mondiali della pallavolo. La prima giornata vede subito la super favorita, il Brasile, scendere in campo alle 17, dove si scontrerà con i campioni mondiali della Polonia. Poi alle 20 a scendere in campo sarà la nazionale italiana, capitanata dal centrale Simone Buti, argento a Rio come tanti suoi compagni di squadra. Sì, come ho detto anche prima in conferenza, ci sono tanti giocatori giovani, nuovi, che hanno portato tanto entusiasmo, non che non ce ne fosse prima, però ne hanno portato ancora di più. Lavoriamo sodo, ma lavoriamo con lo spirito giusto, e penso che questo ci debba essere sempre, ci debba sempre contraddistinguere per cercare di crescere sempre di più e mirare sempre più in alto. Vedremo quindi i beniamini di casa nostra che si presenteranno con una formazione all'80% per quella che ha conquistato l'argento olimpico, ma con nuovi innesti di giovani promesse che saranno i futuri top player che ci porteranno alle Olimpiadi di Tokyo. Questa fase, che è una fase davvero iniziale da tanti punti di vista, siamo con molto lavoro sia accumulato, non in termini di quanti di lunghezza, ma perché lavoriamo a gruppo intero da poco più di una settimana, ma di volumi di lavoro, con l'idea di aumentarlo ancora progressivamente. Queste partite ci devono dare quella che è la parte del miglioramento del nostro gioco. Scusate, posso fare una foto vicino al più basso?